cessare, poco morbide anche nell'incrocio degli sguardi, per esempio, no? E vengo a te. Allora, con il bambino introverso bisogna avere pazienza e lasciare al bambino i suoi tempi di apertura. La cosa peggiore che possiamo fare, no, è avere fretta di buttare giù quel muro di cui parli, perché in realtà il bambino che parla poco e che entra poco in comunicazione con noi ci fa sentire impotenti, tanto quanto il bambino che... Perché ce lo viviamo quasi come un rifiuto, come adulti, no? Cioè non vuole avere nulla a che fare con me. È possibile che io non sono capace di farlo parlare, no? Eppure, insomma, di solito me la cavo abbastanza bene in questo ruolo, no? Di solito riesco, quindi spesso una situazione, come dire, speculare rispetto a quella precedente. Intendo soprattutto sulle emozioni che ci provoca, no? Che ci fa sentire anche un po' inadeguati, cioè anche un po' incapaci. E in realtà noi non dobbiamo fare proprio nulla che non sia quello che solitamente facciamo con i bambini, e cioè costruire una relazione, al di là del fatto che sembra che dall'altra parte non arrivi nulla, perché non è così. Perché dall'altra parte sicuramente arriva, a voi manca il feedback, vi manca il ritorno, però a lui arriva tanto. E nel momento in cui il bambino si sente pronto di fare quel passo che, come dire, sente di poter fare perché si fida, perché è riuscito a superare magari una situazione di disagio o un senso di inadeguatezza suo, no? Nel gruppo o con gli adulti. Avete notato che ci sono i bambini che entrano in difficoltà nel rapporto con gli altri bambini e che si relazionano molto bene con gli adulti. E dei bambini invece che, esattamente il contrario, stanno bene tra di loro, ma sono conflittuali solo ed esclusivamente con l'adulto, ma le motivazioni possono essere tante rispetto a questo, no? E sicuramente, insomma, tutto ha a che fare con l'esperienza che il bambino ha vissuto e quindi su che cosa ha pensato, su quanto si difende anche, no? Un bambino che è molto introverso è un bambino che si difende, un bambino che ha paura di lasciarsi andare, che ha paura del giudizio dell'altro, ha paura di essere inadeguato nella situazione. Quindi come lo aiutiamo? Dobbiamo aiutare non in modo diretto, cioè non gli parla, ma come dire, aiutandolo a costruire la sua autostima. Quindi mettendolo al centro, ovviamente senza creare imbarazzo, no? Di situazioni in cui può sperimentare di essere capace, quindi in cui sente di potersi in qualche modo confrontare con gli altri. Avete notato sicuramente, spesso sono bambini che hanno queste caratteristiche, bambini molto protetti dai genitori. Il bambino molto protetto è spesso un bambino molto protetto per qualsiasi motivo, perché ci possono essere, come dire, motivi anche importanti che spingono un genitore a proteggere un bambino. Però l'effetto purtroppo è sempre lo stesso, un bambino molto protetto è un bambino insicuro che ha spesso paura di sbagliare e che si sente inadeguato nelle situazioni perché c'è sempre qualcuno che lo anticipa. Quindi se gli adulti lo anticipano, lui si convince di non essere capace di fare. C'è sempre un adulto che fa le cose al posto mio perché io non le so fare. Questo è il messaggio che arriva al bambino. Ovviamente questo non è mai nelle intenzioni di un genitore, però
Però qualche volta il genitore non sa fare in modo diverso, a meno che, ripeto, non fa un percorso di autoconsapevolezza e si rende conto che quell'atteggiamento è sbagliato. A volte per i genitori è naturale fare questo, pensano di fare bene, pensano di aiutare, pensano di, come dire, toglierlo dalle situazioni critiche, dalle situazioni di pericolo, no? E cercano di evitare gli ostacoli. Di solito un bambino, diciamo, introverso è un bambino così, cioè un bambino che non sperimenta le sue reali capacità, non gli ha permesso qualche volta. Quindi lo aiutate se lo mettete nelle condizioni di poter fare, magari inizialmente facilitandole, no? Cioè, qualche volta creandole anche in parte, no, finalizzate, perché poi di solito in un gruppo ce n'è uno più di uno, no? Quindi alternerete l'attività secondo poi i bisogni specifici delle esigenze dei bambini e dandovi il tempo, perché il tempo è del bambino, non dovrebbe essere mai vostro, cioè non dovreste mai correre per voler vedere dei risultati. I tempi dei bambini vanno rispettare, magari per un anno intero non succede nulla e poi all'improvviso vi accorgete che tutto quello che avete fatto è arrivato, ha ricevuto, ha capito e poi riesce a fare il passettino avanti. L'attesa è dura, cioè saper aspettare anche per noi adulti non è così facile, perché ci investiamo tanto e quindi qualche volta quando pretendiamo, no? Di vedere qualche risultato, cioè i risultati dei bambini ci gratificano, no? Cioè vedere un bambino che sta bene con noi, che si apre, che viene in modo preciso e puntuale, che partecipa alle attività, è molto gratificante per l'adulto. E questo è un altro aspetto sul quale secondo me dobbiamo tanto lavorare tutti, eh? Nel senso che quando voi fate attività di volontariato, no? Il volontariato prevede una parte di gratificazione personale, non ce lo nascondiamo questo, eh? Qualche volta un po' ce lo sentiamo anche addosso, no? Qualche volta ci viene anche da ripetercelo un po', nel senso che Se sono bravo. sono pure ricordata, perché stasera potrebbe, che c'è in televisione stasera? Oggi venerdì. Ma spesso una situazione del genere, la gratificazione personale ti viene quando vedi il bambino che ha delle problematiche, che si sblocca, che magari nell'arco di un breve periodo, medio periodo, ha fatto quel passo che avrebbe fatto con o senza di te perché fa parte della crescita del bambino, ma magari tu lo vedi e dici oh però Però ci ho messo non è male del tutto questa cosa, no? Cioè nel senso che un po' sprona. noi siamo persone sane, abbiamo anche bisogno, no? Della gratificazione quando facciamo le cose. Il punto centrale è invece che la gratificazione non sia Solo fine, quella, esatto. no? Cioè noi non facciamo per avere gratificazioni, perché se no è come se i risultati noi poi inconsciamente, perché questo è un meccanismo, come dire, di cui non sempre abbiamo la consapevolezza totale, i risultati li pretendiamo. Casi, sto con te tutto il pomeriggio per anni e mi muovi a vedere, no? Un po' di disponibilità, di ecco. Senti Paola, io mi riallaccio a una parola maestra che diceva, di cui parlava prima Andrea, no? C'è una parola maestra del branco che dice che la punizione che meriti cancella tutti i debiti. La Ciò punizione che che meriti cancella tutti i debiti. No, Cioè, dice il perdono non cancella la punizione. No, dice la giusta punizione cancella tutti i debiti, cancella tutti i debiti, nel senso che puoi
sulla testa del bravo e del vivace, del problematico come del... Cioè quella data collettiva? No, non è detto che sia... Ogni capo poi utilizza il metodo migliore, cioè tipo se sbagli tu pagano tutti, oppure ci sta. No, per cui farà un po' che hai fatto, siccome non hai fatto quel, cioè farà un po', nessuno fa, mangia il dolce. Ok? Aspetta lì. La punizione per invece al singolo, del tipo non rispetti le regole, non giochi realmente, questo gioco non lo fai, ti metti seduto e aspetti, finiamo questo gioco perché magari, come dici tu, prova a riflettere se effettivamente le regole che, diciamocelo chiaro, nel metodo scout la fanno un po' da padrona, no? Cioè ci sono delle regole, sono, non dico ferree, ma sono importanti in tutto il passaggio dal castorino al rover all'ascolta. Il quanto la punizione può essere efficace, cioè poi alla fine quel bambino sta lì buono perché gliel'ho detto io, oppure perché effettivamente per non sentirmi più chiacchierà, oppure che tipo di punizione, allontanarlo dal gioco? Tu mi dici è proprio il vostro metodo. No. La punizione cancella, cioè nel senso, hai fatto una cosa sbagliata, conscio, è chiaro, bisogna pure valutare il caso, però consciamente sai che non si fa, sai che si gioca realmente, ti dato la spinta perché volevi la palla, sai che questa spinta non si fa. Ok. Allora, forse avete già capito che a me le punizioni non piacciono. Io sono invece per fare tanta prevenzione, cioè nel senso, alla punizione possibilmente non ci dobbiamo comunicare, poi non li facciamo aspettare fuori. Non ci dovremmo arrivare. Poi voglio dire, ci sono quelle situazioni nelle quali dare un limite comportamento è una situazione invece che può essere giusta. Quello che non condivido è il continuo ricorso alle punizioni, no? Cioè è il continuo magari utilizzo delle carte, se fai questo non fai quest'altro, cioè è utilizzato come sistema educativo, perché non funziona in realtà, non perché sia drammatico, inutile. Qualche volta è inutile, okay. Soprattutto se diventa un sistema, capito? Se diventa un metodo. Ok. Andare le cose come devono andare, no? Una nel senso alza la voce, ok, mi è stato detto sempre che è un capo che non sa farci capo, la frase era questa, quando uno urla al bambino per un po' sì. Nel senso, allora dipende anche dall'età dei bambini, i bambini molto piccoli hanno bisogno di sentire che c'è la parte dell'adulto, una modulazione della luce e un tono che è diverso per alcune cose rispetto ad altre. Quindi non posso usare lo stesso tono per dirmi ti voglio bene e dirmi adesso ora che te la smetti, devo cambiare tono. Poi urlare sempre e alzare sempre la voce esageratamente è sintomo, no, di poca autorevolezza, nel senso che anche qui la prevenzione bisognerebbe arrivare al punto di essere capace con lo sguardo, con il silenzio, con la calma, con l'attenzione di catturare la dei bambini. Poi se questa cosa la ricordiamo per la mia scuola, il professore sa che gli uomini sentiamo da una stanza da una tutto, magari accendere il gioco. In realtà io non credo che questo sia una cosa buona. I bambini urlano, gli adulti urlano tanto, i bambini urlano di più, urlano tra di loro, i toni sono diventati adesso esageratamente alti grazie a tutti. E io di solito quando lavoro con gli insegnanti cerco proprio di ricordare questo, tu che stai nella scuola lo sai, c'è
chi usa un filo di voce e riesce a silenzio, e c'è chi sbraita da quando entra in classe fino a quando esce, e lì c'è sempre un filo. Come fa? Secondo me la costruita. Questa è una cosa che viene così domani mattina.